pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tempo tra San Lorenzo e Real Santiago, 5-2, parziale che vi soddisfa? Sì, stiamo giocando bene, stiamo giocando a gioco di squadra. Avversari sono un po' scazzolini come Massimo Strazzullo. Avete mancato occasione lì davanti, sì. Poteva essere più penalizzante per gli avversari il vostro vantaggio. Sì. Summa passa sempre pallone, non tirano mai. Questa è forse una pecca che ho visto, sì. Anche io. Nel secondo tempo cambierà qualcosa, proverete a gestire, incrementare il vantaggio? Dobbiamo sempre culo, dobbiamo sempre migliorare. D'accordo, quindi alla Real Santiago alla ricerca della perfezione. D'accordo, in bocca al lupo. Diamo un attimo un flash dagli avversari. Un flash, giusto una domandina. 5-2, partita equilibrata, ma vi hanno un po' penalizzato, diciamo, qualche disattenzione difensiva di troppo. Sì, siamo nuovi dietro e quindi stiamo avendo delle difficoltà a trovarci, però. Nel secondo tempo cambierà qualcosa? Speriamo di sì. Non dico come approccio alla gara, questo cosa proverete a fare? Più palla a terra. Andiamo in attacco, però in modo moderato, piano piano, vediamo. D'accordo, in bocca al lupo. Qui devo partire tra Real Santiago e San Lorenzo, partita mia da 8-4 per il Santiago. Partiamo da Loffredo, squadra uscita sconfitta, diciamo un buon primo tempo, ma nel secondo tempo siete calati. No, io credo sinceramente che loro abbiano giocato molto meglio di noi, facevano girare palla e hanno meritato la vittoria. Sì, logicamente, giusto dirlo, una grande squadra. Comunque... Non c'è nient'altro da dire, secondo me, va bene così. Ma io fai la is, sono giusto anche is. Va bene, grazie alla fine, alla prossima. Merolla, un'ottima partita giocata come sempre di squadra, sempre un ottimo avvio, però diciamo che quest'oggi in finale forse potevate fare qualche gol in più. Ci siamo distratti un po' alla fine per colpa del vantaggio, eravamo in vantaggio e niente. Certo. Comunque grazie, grande vittoria, siamo contenti, continuiamo così, la squadra gira bene. Una dedica a qualcuno? Alla squadra, tutta la squadra. Va benissimo, grazie Nolla. Ciao ragazzi.